Bella raga, oggi siamo con questo nuovo video perché volevo mostrarvi dei trucchi da usare su Minecraft per PS4, perché da PC quasi tutti li conosco, da PS4 magari qualcuno non li conosce. E poi poi a fine video c'è un'altra cosa. Allora, adesso qua lasciamo il bioma ghiacciato, andiamo magari qui in pianura, andiamo qui nella zona del... No, ma qua è palude, ma che... Non potevo spawnare nella pianura invece, vabbè, iniziamo ad andare qui, no. Ah, prima cosa, che è la più semplice, volevo farvi vedere che magari qualcuno, se avete presente che da computer basta cliccare la rotellina in mezzo e copiare il blocco. Invece da play non si può fare. Un modo per farlo è questo. Avete visto? L'ho copiato. L'ho copiato. L'ho copiato. Guardate quanti ne ho. Uno. Vabbè. Guardate, funziona con ovviamente, chiaramente con tutti i blocchi. Con qualsiasi tipo di blocco. Voi proviate, può funzionare. Guardate. Prendo questa e me la dà. Prendo questa e me la dà. Prendo questo e me lo dà. Questo me lo dà. Questo me lo dà. Questo me lo dà. E questo me lo dà. Come si fa? È vera, ovviamente anche con i blocchi di terra. Guardate. Tac. Come si fa? Basta andare su impostazioni. Ok. Puoi andare su controller wireless, se siete da controller, andare tutto giù e c'è scritto seleziona il blocco. Oddio. E c'è scritto seleziona il blocco. Io vi consiglio freccetta in alto perché è un tasto che quasi nessuno usa. E quindi seleziona il blocco vuol dire che voi quando cliccate quella freccetta su un blocco lo copiate. Avete visto? Funziona anche con le porte. Tac. Sono con qualsiasi cosa. Poi adesso vi voglio far de vedere dei comandi da usare nella chat che si possono usare anche in survival, però principalmente in creativa. Allora, io ho dei comandi scritti qua su questo foglio, sentite? Ok. Dove possiamo fare delle cose. Allora, sapete cosa sono degli NPC? Se non lo sapete, in pratica gli NPC sono delle cose che servono, sono delle cose, vabbè, sono in pratica dei player fake, sono tipo come i bot di Fortnite, no? Questi sono i bot di Minecraft. Tu ci puoi parlare, dirgli di seguirti, dargli un nome, capito? Puoi anche scegliergli il vestito. Per spawnare un NPC è molto 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 semplice. Si va in chat, si fa slash. Poi vi appariranno tutte un sacco di scritte qua, 3000 comandi, va bene. Si fa slash summon 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 staccato npc npc aggiusto tutti i comandi minuscolo, guardate, tac, png, vabbè, npg. Noi ora con questo intanto gli possiamo cambiare totalmente il vestito, guardate, ma voglio lo metto così e buongiorno signorino. Poi se finestra di dialoghi, potete parlarci. Ciao. Poi potete dare un nome tipo tipo che ne so, BD. Che per chi non sapesse cosa significa, BD significa Body Guard.
Bodyguard, per chi non sapesse, e poi basta cliccare R2 come per spaccarlo e lo potete tranquillamente togliere. E ovviamente funziona la stessa cosa col blocco. Se voi cliccate freccetto in alto, cioè comunque il tasto che avete selezionato per copiare il blocco, vi darà il suo uovo. Guardate, uovo di N di PNG. Visto? È veramente facile, poi basta cliccarci R2 e scompaiono. Questo era molto molto semplice. Poi possiamo spawnare un Ender Dragon, possiamo farci dare dei blocchi che non esistono, tipo dei blocchi glitchati, che qua nell'inventario non esistono, possiamo farci dare dal gioco dei blocchi un po' tutti glitchati. Poi possiamo avere un botto di cuori. Il jump boost a 4 milioni, e la speed a 4 milioni e anche la rigenerazione a 4 milioni. Ok, allora prima vi faccio vedere lo spawner del drago, lo facciamo per ultimo perché è quello che dà più fastidio. Allora, intanto vi voglio far vedere quello per i blocchi. Se voi fate slash Give staccato chiocciola S, che significa tutti voi, così come vedete ora, e fate, che ne so, uno dei blocchi è A-L-L-O-W. Dov'è? Qua. Ecco, guardate, sto blocco voi l'avete mai visto? No. E ora vi spiego anche che cos'è. Questo è... Aspettate un attimo. Ecco, questo qui è un insieme tra questo blocco e questo blocco. Vedete, ha i contorni di questo e il dentro di questo. Uguale questo. Quindi questo più questo uguale, questo è un uguale un po' fake, però va bene. Questo e ve lo potete chiamare. Questo è il blocco più strano che potete chiaramente usarlo anche per costruire. Potete usarlo per fare, cioè, è come un blocco normale, solo che è così. Poi ecco, ci mettete la vostra porta, il vostro pavimento. Fatto una casa tutta glitchata. Poi vabbè, chi se ne frega. Adesso veniamo agli effetti. L'effetto della speed, che è veramente vera. Sapete che significa veramente OP. Ok, allora andiamo. Vedete, così sto correndo, ok? Così corro. Guardate che succede se io faccio così. Chat, prima di qualsiasi comando bisogna mettere sempre lo slash. Ok, slash effect con due F chiocciola S, così sempre a voi. Se poi se volete dare questa roba a tutti quelli del server, fate chiocciola A, che vuol dire tutti i giocatori. Così, chiocciola S, speed, quindi S, P, E, D, S, no, allora, sì, S, P, D, ok, trattino basso, boost, BOOST, così, BOOST, staccato 250, 250 true, che significa vero in inglese, TRUE. Ok.
sorella morta. Ok, what the fuck? Allora, ci riproviamo, raga. Slash. Effect. Chiocciola S. Speed trattino basso. Boost. 150, 250, true. Perché non me lo dà? Ok, raga, qua ci sono problemi. Forse devo staccarlo, non lo so. Slash. Effect. Chiocciola S. Speed. Boost. 254, 252. Non me lo dà. Raga? Perché non me lo dà? Slash effect chiocciola S. Speed trattino basso boost 250 253. Boh. Proviamo col jump. Che è la stessa cosa, bisogna fare slash effect chiocciola S, ma invece che speed trattino basso è jump trattino basso boost 250 250 true. Ora ce l'ha dato. Raga, io ora ho paura di saltare. Vede, guardate, salto potenziato per 4 minuti. Ora, raga, voi dovete avere letteralmente paura di saltare. Per andare in giro voi dovete fare così. Perché se saltate è la fine. Ok. Si è già visto, eh? Cioè, raga, voi dovete andare in giro così perché sennò è la fine. Ok, ora sta volando. Questo è il salto potenziato. Io raga non sto volando, vi giuro. Infatti, vedete raga, sto cadendo. Guardate come si vola. C'è un momento in cui ti sbagli e non. Cioè, raga, noi qua siamo fuori dal mondo, ok? Siamo letteralmente fuori dall'atmosfera del mondo di Minecraft. E poi dopo un po' si ricade. Quando ti inizia a buggare un pochino così, ecco, vuol dire che stai cadendo. Ora per levarlo non c'è un comando. Però c'è un semplicissimo trucco. Trucco. Secchio di latte. Bello. Hai visto? The best genius. Poi riproviamo quello della speed un'ultima volta, poi basta. Allora, slash effect chiocciola S speed boost trattino basso boost 250 250 true e non me lo dà. Ultima volta seriamente, eh? Slash effect chiocciola S speed trattino basso boost 250 250 true non me lo vuole dare e c'ha la sorella brutta. Vabbè dai, va bene, adesso per questo trucco ci dobbiamo mettere in survival però, quindi era slash game mode 1. Non posso neanche mettermi in survival. Scusa. Oh, non mi fa mettermi in survival. Ok, vabbè, sentite, raga. Ci mettiamo così in survival. Dai. No. Ok, e questa. Questa
Non mi ricordo se alla fine è la stessa roba, sempre è un effetto, ok? Slash effect chiocciola S. Ok, e adesso si vola. Ok, modo di dire. E alt boost, quindi HEALTH, HEALT, HEALT, trattino basso, boost, true. Allora mi sa che questo qua lo dovevi fare ma senza il true alla fine, perché ce ne sono alcuni che si fanno senza true. Slash effect chiocciola i e alt boost 250 250. No. Ok, era fine. Slash. Ultimo tentativo, poi non so perché non va. Allora. Così, così, così. 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 Eccoci. Raga, sì. Mi sa che non state vedendo proprio. Ah, giusto, ma come dimenticare questa cosa? A parte che abbiamo saluto potenziata per 3 minuti, un pochino tanti cuori. Questi blocchi qua, essendo modati in survival, non li puoi rompere. Se fate una cosa con questo e poi mi invitate qualcuno, lo mettete in survival, lui non può fare nulla. Ok, raga, ok, guarda che bello che sono. Magari mi levo sta roba che ho le particelle attorno, mi casca le balle. Ok, e l'ultimo è: come abbiamo fatto a spawnare gli SCP? Slash summon NPC. Dobbiamo scrivere slash summon ender trattino basso dragon. Io ti spacco la faccia. Ah no, scusate. Slash summon. Ender non è dragon, ma è dragon con la A. Eccolo. Abbiamo spawnato un cavolo di drago. Giusto, dove passa lui spacca qualsiasi tipo di cosa. È proprio il boss, raga. Vedete, c'è la vita. Se ne facciamo così. Visto? Possiamo tranquillamente colpirlo. Lì ci sono i chunk che non si caricano. E niente, raga. Questo video finisce praticamente qua. Ora vi faccio vedere soltanto. Anzi, no. Che finisce qua tua sorella. Altro che tua nonna morta zoppa in Congo, schiacciata nelle membrane, finisce qua. Adesso, raga, vi faccio vedere il mondo vanilla che voglio fare io. Cioè, che voglio fare insieme a tutti voi iscritti e anche agli amici. Sono ammessi iscritti miei e amici miei. Sono iscritti e sono ammessi anche amici dei miei iscritti, però. Anche se sono amici dei miei iscritti, comunque per entrare a far parte del vanilla si devono iscrivere. Perché questo è un mondo per gli è un mondo vanilla per gli iscritti e per i miei amici. Anche per gli amici degli iscritti. Dei miei iscritti. Quindi, raga, se i vostri amici vogliono entrare potete dirgli sì, però si devono iscrivere. Se non lo fanno ed entrano, io li espello dal mondo. Perché io posso vedere chi si iscrive, chi entra, chi esce. Perché in quel mondo lì, a parte tutte queste scritte qua, raga, sono io l'operatore.
Quindi non potete. E nessuno copi la mia skin. È anche abbastanza importante questa cosa, perché sennò qualcuno si può spacciare per me stesso. Non lo fate, grazie, non copiatemi la skin. E bella. Adesso noi ci vediamo nell'altro mondo. Eccoci qui, raga, ci siamo. Eccoci qua. Che belli. Questo è il mondo. A parte vorrei farvi notare intanto la mia spada qua. La mia spada Striper incantata. Il mio piccone di netherite Striper incantato. E anche il mio arco. Poi qui vabbè un po' di cibo, un po' di zuzzeria. Poi ho uno scudo. Ho queste. Teoricamente non dovrebbero essere elytra normali, ma dovrebbero essere diverse. Aspettate che le modifico un attimo. Si fa così, così, così. Ecco fatto. Visto? Ora sono delle elytra. Quando non ho l'elytra, questo mantellino del creeper. Quando ho l'elytra, il mio mantellino diventano le elytra, le big creeperozzi. Guardate. Ok, questo è il mio mondo vanilla. È quello dove vorrei che entraste anche voi. Questa è casa mia, piccolo tour. Zona cottura per riparare. Crafting, mappe, letto bianco perché è inutile. Qua c'è un pochino di roba. Capito? Allora, equipaggiamento per le missioni, cibo cotto, cottura vuol dire questi qui. Blocchi da costruzione, ce ne sono un bel po'. E niente, raga, volevo farvi vedere questo, poi qua sotto c'è, vabbè, l'incudine, qua sotto c'è il mio bellissimo sotterraneo, qua non c'è un cavolo. E qua c'è la libreria con l'enchanting, qua il libro con su scritto La vita è bella. E qua c'è il portale del Nether, se no non avrei potuto fare il piccone di Netherrite. Ovvio. C'è qua il portale. Ok. Quindi raga, questo era il mio mondo a cui vorrei che partecipaste anche voi. Questa è casa mia. Allora, voi spawnerete tipo lì più o meno. Il mondo si estende verso di là, quindi voi quando spawnate lì vi girate, voi dovrete spawnare, voi spawnerete con sta roba qua davanti, vi girate, vedete la mia casa, andate oltre, quindi andate, aspettate un attimo qua, guardatemi che bello che sono. Aspettate un attimo. Ok, voi dovrete andare oltre. Ok, guardatemi che bello. Quanto sono bello fresh. Voi spawnerete, oddio no? Voi spawnerete qui. Voi qua vedrete la mia casa. Voi dovete superarla. Andare qui. E qua blocchetti a caso. Andare da queste. Cioè, non per forza così lontano, eh. Cavolo, ho preso danno, vabbè. Anzi, no. Quella lì sarà la mia casa. E là vicino. Allora, facciamo un accordo tra di noi, raga. Qua, voi spawnerete qua. Qua ci sarà il villaggio di me e i miei amici. E invece qua, in tutta sta pianura, ci sarà il villaggio vostro dei miei iscritti. Ok. E comunque volevo farvi notare l'enchant. Qua dei miei stivaletti che ghiacciano l'acqua. Che bellezza. Che bellezza ghiacciare le cose. Date qui. E la posso rompere solo io questo ghiaccio. Voi non si, cioè non potete romperlo. A voi non lo fa rompere. A me sì, a parte che lo ricrea subito. Ma dico a voi, non ve lo fa rompere. Però tanto si rompe dopo un po', cioè guardate.
E niente raga, questo qui era il video. Andiamo verso di qui, un pancettino. Mangia, 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 mangia. Ok, questo qui raga era il video. Spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi, lasciare un like, ve lo chiedo per favore, please. E niente, ah giusto, qua c'è la mia farm. Ah giusto, scusate, so che sembra un po' noioso, ma per entrare ovviamente non skippate questa parte del video perché se infrangete, ora vi spiego le regole, se ne infrangete vi espello, quindi se volete stare dentro vi conviene ascoltare. Allora, 1. Non si possono rubare i materiali degli altri, quindi uno non può assolutamente venire qua e dire prendi materiali da costruzione. Di Ombra Inferno e me ne vado a fare la mia casa. No, non potete, ok? No, assolutamente no. Potete chiedergli, chiaramente ci mancherebbe, tanto la parola è vostra. Tanto questo mondo è praticamente per voi, quindi potete tranquillamente chiedere pure a me, perché voi, quando io registrerò, farò un party con i miei amici e tutto. Voi, giusto, possono entrare solo quelli che giocano a Play. Voi che comunque non fate i video con me, faccio con i miei amici video. Ho creato un vostro party, se magari trovate, cioè se mettiamo uno che si chiama Pirino e l'altro Pirello, a caso. Io sto registrando magari qua con dei miei amici e poi ci sono Pirino e Pirello che sono degli iscritti e stanno giocando in quel momento, si possono invitare i party tra di loro e giocare. Sono validi gli scherzi, nel senso, poi tipo poi tipo che ne so, andare qui, rubarmi una mucca, un cavallo, quello che è. Basta che non uccidete gli animali degli altri, non li portate via permanentemente, quindi se volete fare uno scherzo va bene, ci sta, però dopo dovete riportarlo lì assolutamente, sennò venite espulsi male male. Intanto vado a letto, ok, che il buio non mi piace. E niente, queste più o meno sono le regole. Non si possono rubare materiali, non si possono rubare, cioè tipo gli scherzi, magari prendo la pozione di invisibilità e vado da Giampierello a fargli, ogni tanto gli passo vicino da invisibile, gli faccio tac, va bene, ci sta, ovvio, ma anche qualcosa in più. Però, giusto, assolutamente non bisogna rompere la roba da altri. Quindi non potete venire qui a fare casa di nessuno, non solo la mia. Cioè la mia perché vi espello. Però, anche se, cioè, che sia ben chiaro, non è che non potete griffare la mia perché io poi vi espello. Io espello indipendentemente da quale griffate, ok? Quindi se voi griffa, se Giampierino griffa quella di Cacchino, va bene, tutti con Ino. Io banno cacchi, banno cacchi, no, che cazzo. Se Giampierino grifa la casa di Cacchino, infrange una di queste regole, io banno Giampierino. Ok? Quindi non vi conviene. E detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre di lasciare un like, iscrivervi, andarmi a seguire anche su Instagram, che ve lo lascio qua in alto a sinistra. E niente, per questo video è tutto. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bella ragazza!